gli altri rappresentanti dei club di Serie A. Allora facciamo il punto sulla situazione. Il rumor uscito nella serata di ieri dopo l'assemblea di Lega svoltasi a Milano in un noto hotel, c'è un presidente di Serie A positivo al coronavirus, diventa notizia forte questa mattina. È Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, il presidente in questione, come informa il sito ufficiale del club in un paio di righe senza specificare se in forma asintomatica o meno. De Laurentiis si trova adesso in isolamento nella sua residenza di Capri. C'è anche un altro familiare risultato positivo, si tratta della moglie. Della positività al coronavirus il tampone è stato effettuato nei giorni precedenti. Il presidente De Laurentiis è stato informato ieri sera al suo rientro a Napoli. Dolori muscolari e spossatezza sono i sintomi di cui risente. Gli è stato consigliato il ricovero in un centro specializzato. Se alla fine deciderà di seguire questo suggerimento, potrebbe ricoverarsi a Roma o in alternativa a Milano. Nella riunione di Lega, De Laurentiis si è presentato già con qualche leggero sintomo di malessere, attribuito però, secondo indiscrezioni, ad una indigestione di ostriche. Ma fanno comunque specie queste immagini del numero uno del Napoli muoversi senza mascherina, cerchiato dalla stampa, seppur per il brevissimo spazio di qualche metro per salire su un'auto privata. Comportamento tenuto però anche da qualche altro dirigente. La Lega ha confermato che nella riunione sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza. Contemporaneamente ha informato l'ATS e tutti gli altri presidenti e dirigenti della situazione. Per loro scatteranno le procedure obbligatorie anti-coronavirus. E la squadra? A Castel di Sangro non c'è stato un vero e proprio contatto ravvicinato tra giocatori e presidente, piuttosto tra presidente con Gattuso e Giuntoli. Questa mattina i calciatori, come previsto dal programma originario, sono stati sottoposti al secondo tampone da fine ritiro. Gli esiti saranno noti domani, al momento le amichevoli con Pescara e Sporting Lisbona non sono state annullate, ma la Serie A resta con il fiato sospeso.